Buona giornata, veramente stamattina sembra che sia una buona giornata, una bella giornata. Dopo la pioggia di venerdì e sabato torniamo a vedere il sole, ancora un po' pallido, ma il nostro ottimismo ci fa pensare che prima del pomeriggio, addirittura una di mezzogiorno, sia una bella giornata. Ieri abbiamo dovuto annullare gran parte delle manifestazioni all'esterno perché la pioggia non consentiva né la sfilata dei carretti e dei cavalli né consentiva gli altri eventi che comunque erano stati programmati per l'esterno. Abbiamo avuto solamente una cena sociale improvvisata in un certo senso a base di prodotti siciliani, che è stata veramente molto simpatica, con la partecipazione del sindaco e diciamo un'ottantina di persone che hanno vissuto una serata particolarissima, intercalata da un complessino di 5 ragazzi che sono venuti dall'isola e che con i canti siciliani tradizionali e popolari hanno animato la serata, accompagnandola oltre che con i canti con scenette veramente esilaranti. E diciamo che questa era la chiusura di una giornata infausta. Oggi dovremmo avere il clou della manifestazione. Fra non molto dovremmo veder sfilare la banda cittadina, dopodiché avremo due complessi, il gruppo folk, il gruppo siciliano che, come dicevo prima, composto da 5 ragazzi, che ha suonato ieri e sarà presente per l'intera giornata di oggi. Come è possibile che questa manifestazione abbia attirato l'attenzione dell'Interland e della nostra città? Questo è il quinto anno che viene promossa questa manifestazione, ormai è qualcosa di tradizionale nel panorama cittadino, e quando dico tradizionale significa che è entrato nell'interesse e nella accattivante partecipazione di tutti i cittadini saronnesi. Bene, buona giornata e auguri a tutti. Questa qui è la crema al passito, con gorgonzola, crema di latte, mascarpone e panna. Ed è ottima da condire, gnocchi, risotti, carne, verdure, polente, patate lesse, si mangia bene col pane, la verdura. E diciamo che ai maschietti la sera fa venire un certo effetto, sostituisce il Viagra. Buongiorno a tutti, in questa trasferta saronnese abbiamo voluto portare un po' di sapori e colori della Sicilia con le nostre produzioni tipiche e tradizionali. In pratica il nostro è un laboratorio di produzione di salumi tipici sui Monti Nebro, nella cittadina di San Fratello. Noi da circa 10 anni alleviamo e produciamo questi articoli che sono unici per quanto riguarda il gusto e le particolarità che si tramandano nella tradizione da secoli e secoli. I nostri prodotti sono realizzati dalle carni di suino nero dei Nebrodi. Partiamo dalle produzioni tipiche con la pancetta arrotolata, che è realizzata con 24 erbette aromatiche in un modo particolarissimo che si tramanda appunto alla tradizione. Successivamente abbiamo prodotti come il capocollo, pure il guanciale, molto usato per cucinare la pasta amatriciana. Un'altra ricetta tradizionale è la salsiccetta con insiemi di finocchietto selvatico. Poi abbiamo il fiocco di prosciutto, il salame classico, sale e pepe ed il lardo di suino nero dei Nebrodi, nonché il culatello. Mi trovo accanto al signor Privitera. Perfetto. Il quale ieri sera ci ha preparato una cena siciliana perfetta, dall'antipasto al dolce. Quando dico dolce dico cannolo. Classico. Giusto? Classico cannolo. Allora, cominciamo dal dolce, facciamo un percorso all'incontrario. Sì. Ecco, il cannolo come viene preparato? Qual è dall'inizio alla fine come viene composto il cannolo? Il cannolo è composto, il classico siciliano è composto con ricotta di pecora, che noi facciamo provenire da giù dalla zona di Agrigento, già da un caseificio, perché oggi come oggi solo i caseifici sono autorizzati. Quando arriva qua a Milano, noi abbiamo nell'arco di 24 ore, diciamo il mercoledì
fanno la ricotta, giovedì pomeriggio noi già abbiamo in lavorazione, per cui aggiungiamo le nostre percentuali di zucchero, i nostri aromi, vaniglia e il resto, poi viene setacciata e le cialde purtroppo non siamo nelle condizioni di poterle fare qua, però arrivano sempre dal nostro paesino giù, ecco, in Sicilia. Ma come viene formata la cialda? Come l'impasto? L'impasto della cialda si tratta di farina, bianco d'uovo, parte di cacao, diciamo, poi ci va anche un pizzico di cannella arrotolata in un composto di acciaio, perché oggi come oggi con legno. No, tu si faceva con la canne? Dalle canne delle a tipo bambù, quelle canne che si trovavano nei fiumi. Invece le nuove normative non permettono più di fare questo tipo di lavorazioni e allora ci dobbiamo avvalere della tecnologia in acciaio inox. Poi viene fritto in olio, esclusivamente olio di palma. Di palma. Perché è un olio bifrazionato, non contiene tante, cioè non rilascia acidi, non rilascia, sì. E viene un prodotto. Poi chiaramente tutto dipende anche dalle ricette, ognuna ha le sue ricette particolari per tirare fuori un buon prodotto e noi ci avvaliamo di questa fornitura di giù. Ma non possiamo mettere nell'aria, purtroppo, certo, che non siamo riusciti ancora a portare. Il segreto è che deve essere riempito al momento, per cui la cialda deve essere bella, croccante, fragrante e non deve perdere la sua... Adesso un accenno all'arancino. All'arancino. Come viene formato l'arancino? L'arancino, noi il classico arancino, parliamo di un classico arancino a ragù. Allora sì, si fa sempre il solito discorso di fare un ragù alla tipo bolognese, perché noi facciamo carote, cipolle, sedano, carne trita di bovino, in percentuale anche di suino, e questo facciamo un composto molto denso, per cui viene poi con l'aggiunta anche di piselli. Viene nel momento in cui, diciamo, che si consolida il prodotto, facciamo bollire riso con burro, con aromi, con sale, pepe speziato e facciamo il nostro classico arancino. Che c'è da dire? Noi lo facciamo a forma di arancino, cioè piramide, sì. E lo andiamo. Nella zona di Palermo fanno al contrario. Fanno lo stesso prodotto, lo fanno in forma diversa, per distinguere. Una forma di palla? Forma di palla, perfetto. Per cui sono due cose, ma alla fine è sempre arancino. Poi il prodotto viene impanato, cioè viene raffermato in frigo, poi viene impanato e fritto sempre con olio di palma in friggitrice. Adesso una informazione, sì, sul pane con la milza, cosiddetto pane con la meusa. Pane con la meusa. Perché sembra semplice se mette la milza dentro il pane, invece ci vuole una preparazione. La milza come viene preparata? Allora, la milza viene prima chiaramente milza fresca di bovino, di vitello, sì. Di vitello è l'ideale. Chiaramente all'acquisto viene poi sistemata, lavata, giustamente, sgocciolata e messa a cuocere per 40 minuti, solo la milza. Poi c'è l'aggiunta del polmone. Il polmone ha un'altra procedura, perché il polmone ha bisogno di una cottura di 1 ora e mezza, per cui poi si fa i composti nel momento in cui sono già stati bolliti, si fanno raffreddare, si tagliano a striscioline, si mettono in un contenitore a riposare per 12 ore e poi si fa la preparazione tramite un fornellino a gas o elettrico con una padella particolare che io qua purtroppo quest'anno non l'ho trovata. È una padella che non deve rimanere, diciamo, in piano, ma bensì con una inclinazione dai 5 ai 6 gradi, in modo che man mano che uno con lo strutto, esclusivamente strutto di, quindi strutto si strutto usa, no? Di suino, continua da un lato, lascia la milza col polmone caldo, dall'altro lato va a cominciare a amalgamare a tipo una frittura. Poi viene messo in un panino, preferibilmente caldo, che non siamo ancora attrezzati, preferibilmente caldo, si mette la milza col polmone all'interno, una spruzzata di sale, una spruzzata di pepe e un mezzo limone dentro. Si può anche fare tipo la milza, il panino maretato chiamato, sì, che sarebbe con l'aggiunta o di ricotta oppure con l'aggiunta di scaglie
di cacio cavallo, e lì diventa proprio un... però c'è chi preferisce il tipo classico, c'è chi preferisce con l'aggiunta di questi prodotti qua. Parlando di pane con omelette, abbiamo parlato di cibi di strada. Cibi di strada, cibi, esatto, di strada, perché sono quei cibi classici che vengono serviti, come il polpo bollito, come le crocchette di patate, vengono servite al pubblico, perché vengono preparati per strada nel punto in cui ci sono le esposizioni dei prodotti locali, diciamo. Esatto. E diciamo che la tradizione vera e propria non è tutta la Sicilia coinvolta in questa preparazione, ma bensì alcune zone localizzate, zona Trapani, Palermo, Mezzo Agrigentino, parte del Messinese, però tutta la zona orientale non è un prodotto che lo si trova, diciamo, così a portata di mano, è un prodotto specifico, solo, diciamo, più della parte occidentale della nostra amata Sicilia. Benissimo, allora noi facciamo vedere questo bel volumetto che cibi di strada, che rappresenta un po' la classicità della gastronomia di strada della Sicilia. Io gliene faccio dono, non perché lei ne abbia bisogno, ma in maniera tale che può trovare qualche spunto anche per le sue produzioni successive. Buona giornata e buon lavoro. Anche a lei, e buona giornata, grazie a tutti. Buongiorno, anche quest'anno, come tradizione, si sta concludendo la festa di Sicilia aspettando Saronno. Finalmente, dopo due giorni di pioggia, oggi abbiamo il sole. Come giornata conclusiva ci permetterà di poter realizzare tutto il programma della manifestazione. Oggi pomeriggio ci saranno dei gruppi folcloristici che sfileranno, ci sarà un cavallo sanfratellano che praticamente farà il dressaggio in piazza, e spero che ci sia tanta affluenza di cittadini, così come si è verificato anche per l'edizione passata. Quindi buon divertimento a tutti, grazie. Buongiorno a tutti voi, ciao Carmelo, grazie per l'invito in questa splendida cittadina del nord Italia, che ci troviamo a Saronno, in una splendida piazza. Non mi aspettavo questo angolo di Sicilia meraviglioso, con i prodotti agricoli. E il sole ci aiuta un attimino. Oggi faremo qualcosa di importante, che non è solo prodotti agricoli, ma è la cultura equestre. Cosa hai portato da San Fratello? Un bel cavallo sanfratellano, cavallo di mantello morello, nero, e un bel carretto siciliano, un bel cavallo. Faremo uno spettacolino. Quindi la tradizione continua, sono contento. La tradizione continua, quindi vedrete, cari signori, anche alcune arie di alta scuola che sono state preparate da nostro cavaliere Carmelo Lo Cicero, non con i soliti cavalli che si usano per gli show, che sono spagnoli o portoghesi, ma con un cavallo siciliano, sanfratellano. Questo ci rende orgogliosi per un mio passato equestre nel mondo del cavallo italiano. La pista cercheremo di adattarci e farla andare bene. L'importante poi è divertire il pubblico con degli applausi. Grazie a tutti. Grazie. Buona giornata.
una bellissima giornata, ragazzi, il sole ci bacia, bacia la festa dell'Associazione Culturale Sicilia Saronno. Quindi, in attesa dei gruppi folcloristici che dopo arriveranno qui per fare balli e canti tipici siciliani, vi ricordo che ci saranno anche l'esibizione qui alla mia sinistra del cavallo di San Fratellano. Il carretto siciliano tipico sarà posto qui davanti. E quindi niente, un attimo di pazienza, noi adesso abbiamo messo un po' di musica. Meno male di questo che è una bellissima giornata, oggi il sole è bello alto, ci sta baciando tutti, il sole bacia i belli, avremo la compagnia anche delle maschere di Saronno, Re Amaretto e Regina Granella, a cui poi dopo, al fine della nostra manifestazione, passeremo il testimone. E niente, un attimo di pazienza ancora, vi ringrazio, grazie. Amaretto e Regina Granella, le maschere ufficiali del Carnevale di Saronno. Non so se voi saronnesi lo sapevate, ma da 3 anni, quest'anno è il 3° anno, abbiamo le maschere ufficiali di Saronno, Re Amaretto e Regina Granella. Intanto ci è raggiunto anche il nostro sindaco, l'assessore alla cultura e allo sport. Tra un po' ci verrà a raggiungere anche la Rai, Sky già in giro che sta girando. Signore e signori, l'Associazione Culturale Sicilia Saronno è lieta di presentarvi la maschera ufficiale siciliana Peppe Nappa. Un applauso! Allora, andiamo avanti, la nostra scaletta ormai l'abbiamo cambiata, facciamo di necessità virtù. Abbiamo qui davanti il nostro Araldo, io inviterei a salire sul palco la nostra Regina Granella e fategli un grande applauso per cortesia. Vi ricordo che tutte queste persone sono tutte volontari, tutte in maniera volontaria. Regina Granella, prego, e Sua Maestà Re Amaretto, prego Vostra Maestà. Inviterei a salire sul palco anche il nostro sindaco Luciano Porro e il nostro assessore alla cultura e allo sport, la dottoressa Cavaterra. Ora io passo la parola al nostro araldo della situazione. Se vuoi utilizzare uno di questi microfoni, funzionano tutti. Venerdì, la città dei bambini. Alle 10:18 siamo entrati nella Gonfabria, per bambini, per le vie, per il centro storico. Un pomeriggio alle ore 15, in piazza Libertà di Bombay, da 13 anni, potranno partecipare al corso di mascherina da padre, alle ore 15, il bar più vecchio, fino a una gustosa maniera. La città dei bambini costituirà sabato la tornata. Dalle 10 alle 12 bambini avranno la loro distribuzione di laboratorio, una mozione di spettacolo, un fiabile e una parte. Per tutti, grandi e piccoli, adulti e bambini, venerdì e sabato, saranno posizionati per la del centro storico, Pantanelli, di Dottuno, che passa la camera di Napoli. Sul palco in piazza, alle 14:30, verranno estratti i biglietti vincenti della lotteria del Carnevale. E spettacoli ed esibizioni di zumba e danza allieteranno tutti in attesa della gran sfilata di Carlo Gregorici, che partirà alle 2:30 dalla piazza Mercanti, per giungere alle 16 circa in piazza Libertà, dove avremo come ospite d'onore la mitica Cristina Rovina, che accompagnerà la chiusura della manifestazione e la riconsegna delle carte della città. Araldo, per volontà del Re Amaretto, ordina a tutti di divertirsi col Carnevale. Passo la parola al signor sindaco. Prego. Benvenuti a tutti a questa settimana, oggi iniziamo la settimana del Carnevale Saronnese in coincidenza con l'esibizione dei siciliani
di Saronno, l'associazione Sicilia Saronno, che ha organizzato questa bella manifestazione. In questo momento, a nome dell'amministrazione comunale, consegnerò le chiavi della città, simbolicamente, alla regina Granella e Amaretto, in modo che si possano dare inizio i festeggiamenti per il Carnevale di Saronno. Settimana che sarà quindi all'insegna del divertimento, soprattutto per i più piccini, ma anche per i più grandi. E che sia una settimana di divertimento, ma come sempre l'insegna della moderazione. Buona settimana e buona vita a tutti. Un applauso, facciamoci sentire che ci siamo. Ecco la consegna delle chiavi da parte del sindaco Andrea Maretto. Grazie, un grazie particolarissimo. Le nostre maschere di Saronno, Andrea Maretto, Regina Granella e Peppe Lappa. Ancora un applauso, facciamoci sentire. Thank you.
applauso, dai, fatti sentire. Grazie a tutti voi. Un ringraziamento particolare va al maestro appunto Roberto Bruno, presidente dell'associazione Alta Escuela Spagnola Italia, e al nostro cavaliere, il cavaliere che mi ricordo Carmelo Cicero, il cavallo Bernardo. Fatevi sentire, un grosso applauso. Benissimo, ancora un grandissimo applauso al cavallo di San Fratello, e accogliamo con un grossissimo applauso il gruppo Sicilia Nostra, Sicilia Folk, chiedo scusa. Bene, io do la parola, anzi do le musiche al gruppo Sicilian Folk, ancora un applauso per favore, grazie.